Ancora oggi, come nell'Ottocento, le celebrazioni cagliaritane della Pasqua si aprono il venerdì precedente, la Domenica delle Palme, detto di Passione, con l'uscita dei cosiddetti misteri, e si concludono con la Domenica di Pasqua. I misteri sono 7 statue lignee realizzate nel 1758 e rappresentano i principali momenti della Passione di Gesù. Il primo dei 7 misteri a entrare in scena il lunedì di Passione è la Madonna Addolorata, simulacro che viene preso in consegna dalle consorelle che, seguendo un preciso e consolidato rituale, la vestono di una sontuosa veste di seta rossa con un mantello blu. L'ultimo venerdì di Quaresima, quello che precede la Domenica delle Palme, si svolge la processione dei misteri, Ius Mysterius, organizzata dalla Confraternita del Santissimo Crocifisso. Il tragitto dei misteri si snoda per le strade dei più antichi quartieri di Cagliari, toccando progressivamente 7 chiese. In ciascuna entra uno di essi, secondo l'ordine cronologico della Passione, per una visita al Santissimo, accompagnata da una breve meditazione e il canto di un inno. Il simulacro viene sempre accompagnato all'interno dell'edificio sacro da quello della Addolorata. Gli appartenenti all'Arciconfraternita della Solitudine si ritrovano nella chiesa di San Giovanni Battista a Villanova, a loro sede. Uno splendido crocifisso a grandezza naturale, che ordinariamente si conserva nella terza cappella a sinistra, viene staccato dalla parete e adagiato nella cappella di fronte, dove viene venerato dai presenti. Si svolge la seconda processione dei misteri, questa organizzata a opera della Congregazione Mariana degli Artieri di San Michele. Altri 7 simulacri vengono portati in spalla dai confratelli. Le modalità di svolgimento della processione sono identiche a quelle del venerdì precedente e cambia solo il percorso e alcune tappe. Si svolge la vestizione in abiti di lutto del simulacro della Addolorata. Le consorelle la spogliano degli indumenti colorati che aveva indossato per il venerdì di Passione e la avvolgono di cotone profumato. È una vera e propria imbalsamazione, prefigurante le angosce mortali cui la Vergine dovrà presto andare incontro. Rimossa la bambagia, la statua viene quindi rivestita con i vesti del lutto. Alla fine, il cotone usato per la simbolica composizione funebre viene distribuito ai fedeli come sacramentale. Nell'oratorio del Santo Cristo in San Giacomo, un Cristo dalle braccia snodabili viene inchiodato a una grande croce di legno nero, che viene posta al centro dell'oratorio stesso. Il sacerdote recita alcune preghiere e si comincia a rivestire il crocifisso con fasce di bambagia intrisa di profumi, fino a ricoprirlo completamente. Subito dopo le bende vengono tolte e il cotone distribuito ai presenti. Viene quindi applicata la corona di spine. Il simulacro infine è circondato di lumi, fiori e i piatti con suneniri, è fatto oggetto di una vera e propria veglia funebre, accompagnata dai tristi cori dei confratelli. La cerimonia in assoluto più amata nell'odierna Settimana Santa cagliaritana è il trasporto del Cristo Crocifisso dalla chiesa di San Giovanni Battista a Villanova verso la cattedrale in Castello, nella quale viene celebrata la cerimonia del suo innalzamento. Ricevuta l'adorazione e il bacio dei presenti, il simulacro viene quindi calato ed è posto al centro del transetto settentrionale,
dove rimane esposto alla venerazione dei fedeli fino al giorno successivo. La mattina di questo giorno inizia con la cerimonia del suscravamento. Il crocifisso viene schiodato dal suo patibolo ed è posto in un'elegante lettiga. Le consorelle stendono sul catafalco un sottile velo di pizzo bianco. Legandone le quattro estremità con fiocchi neri, simboleggiano la chiusura del sepolcro che rimarrà esposto al centro della chiesa. Maria invece, di fronte alla bara del figlio, sostituisce la raggiera in argento sul suo capo con la corona di spine con cui il Cristo era stato deriso, martoriato e crocifisso. L'arciconfraternita della Solitudine risale in castello per la cerimonia del Sinterru, il rientro del Cristo morto. Una staffetta di confratelli si è già presentata in cattedrale nel pomeriggio a reclamare il possesso del simulacro che, altrimenti, secondo la tradizione, passerebbe di diritto al capitolo canonicale. La tradizione del disincontro della Domenica di Pasqua vede le statue di Gesù risorto e della Vergine Gloriosa uscite rispettivamente dalla parrocchiale di San Giacomo e dall'oratorio del Santo Cristo a Villanova portate a spalla dai confratelli del Santo Cristo che si incontrano. Giunte l'una presso l'altra, secondo l'antico cerimoniale di corte spagnolo, alla statua del Cristo vengono fatti compiere uno o più inchini che la statua della madre ricambia subito dopo. Gesù risorto si affianca alla madre e i due compiono insieme il cammino che li riporta alla chiesa di San Giacomo.